È una passione che ho avuto sin da piccolo. Ho creduto sempre, da quando ho avuto i lumi della ragione, di poter essere di aiuto agli altri e di poter alleviare le sofferenze altrui. Un evento sicuramente che mi ha segnato è stato ricevere la commozione e la gratitudine di un paziente moribondo che si è salvato poi grazie ad un trapianto di fegato, per cui chiaramente avevo speso tutte le mie energie possibili, anche con vari centri di trapianti, per portarlo a realizzare questa opportunità e quindi salvargli la vita. Ha influito parecchio. Molti pazienti addirittura si rifiutavano di venire in ospedale per essere curati, quindi ci è voluto del tempo e ancora bisogna vincere alcune remore dei pazienti, soprattutto cronici, a recarsi in ospedale, perché il problema riguarda soprattutto i pazienti cronici che devono essere curati, devono essere appunto monitorati per far sì che le loro patologie possano rimanere sotto controllo. Sì, lo rifarei perché, pur essendo stato un medico gastroenterologo, la mia unità operativa è stata pienamente partecipe durante il periodo Covid, in quanto, data l'elevata affluenza di pazienti che soprattutto nella seconda ondata c'è stata nel Foggiano, nonostante l'ospedale sia grande, oltre ai reparti deputati, la gastroenterologia è stata trasformata per circa un anno il reparto Covid, e quindi abbiamo toccato con mano la sofferenza di questi pazienti e ci renderemo nuovamente disponibili nel caso, speriamo di no, ci fosse un'ulteriore emergenza. Sensibile, premuroso e pieno di amore verso il prossimo. Voglio continuare a fare il medico, voglio continuarlo a fare nella maniera migliore, sperando che le istituzioni possano investire molto di più sulla sanità e sul futuro, soprattutto dei giovani medici, non tralasciando i colleghi anziani che ovviamente hanno dato molto alla professione.